Noi come associazione Mazara 2000 Calcio abbiamo aderito a questa iniziativa di Francesco Foggia, che è un amico nostro, con molto piacere. Abbiamo coinvolto tutti i genitori dei nostri iscritti della scuola calcio, che ringraziamo perché ognuno di loro ha fatto un dono da regalare appunto a questi bambini meno fortunati, e regalare loro un sorriso anche sotto il Natale. E il Mazara 2000 Calcio non è solo calcio, ma è anche inclusione sociale, e per questo abbiamo scelto che con l'andare del tempo cercheremo di mantenere appunto questi impegni con le varie associazioni e con l'amico Francesco Foggia. Io auguro a tutti un buon Natale e un buon anno, e augurandovi tanta serenità. Oggi, con un briciolo d'emozione, naturalmente siamo alla 12ª edizione di Un Natale per Tutti. Io colgo l'occasione, un attimo di silenzio, prego. Dicevo, dopo 12 anni ho un briciolo d'emozione, perché ogni anno organizziamo questo progetto, lo facciamo con il cuore, con la passione, soprattutto per stare vicino, nell'ottica dell'inclusione sociale, ai bambini, ai figli di questa città. Io devo ringraziare tutta la squadra che in questi anni è cresciuta di anno in anno e che hanno avuto voglia di mettere la faccia e tutto sommato di regalare sorrisi a bambini e ragazzi diversamente abili della nostra collettività. Per anni siamo stati sempre presenti alla Madonna del Paradiso a Boccone del Povero, dove ci ha sempre ospitato Padre Fullone, a cui va il mio ringraziamento perché è scomparso proprio quest'anno. Era una persona dove io mi sentivo molto legato, è stato sempre disponibile verso tutte quelle fasce deboli e verso gli ultimi. Detto questo, noi dobbiamo continuare, perché la vita continua ed è giusto dare valore a chi spesso viene comunque dimenticato o viene emarginato. Per fare tutto ciò abbiamo avuto bisogno di tutte le famiglie mazzaresi, di tutte le attività commerciali mazzaresi, che ci hanno sostenuto con il cuore, hanno donato tutto ciò nell'interesse di regalare sorrisi per una splendida giornata come oggi. Ringrazio il responsabile del Mazara 2000 Calcio, Vincenzo Musumeci, che quest'anno ci ha ospitato presso questo bellissimo impianto sportivo. Tutto ciò comunque nell'interesse di dimostrare che anche le famiglie del Mazara 2000 Calcio sono sempre disponibili non solo a seguire i figli, ma soprattutto ad aiutare altri bambini regalando sorrisi, perché proprio quelle famiglie hanno donato dei giocattoli che sicuramente renderanno felici altri figli di questa città. Io ringrazio Padre Leon, il parroco di Mazara 2, che ancora una volta ci sostiene ed è qua vicino a noi. Ringrazio l'Associazione Abilmente Uniti, che è un esempio di inclusione sociale. Ringrazio l'Unione Nazionale Carabinieri, che in questi anni ci ha sempre coadiuvato. Ringrazio tutto il mondo del volontariato, perché siamo veramente una bella e grande famiglia. Il Natale per tutti è questo, e per me oggi è il vero Natale. Grazie a voi tutti presenti e vi ringrazio per la fattiva collaborazione. Passo la parola a Padre Leon. Buongiorno a tutti. Ecco Natale vicino. La gioia che il Signore che è nato vi riempie i vostri cuori. Quando siete riempiti dei cuori, non di stomaco, allora quando siete riempiti di cuore, riempite le vostre famiglie, vostri amici e anche nemici, di gioire, perché guardate, quando ci guardiamo la culla dove è nato bambino Gesù, guardate, vi posso dire sinceramente, nessuno vi ama così come Lui, perché è venuto con l'amore per salvare tutti noi. E di quello dobbiamo rendere conto, di essere gioiosi, forti, e veramente dobbiamo creare l'amicizia. L'amicizia con tutti, senza distinguere, come tante volte noi grandi lo facciamo. Voi cari giovinotti dovete essere bravi, e una luce per la mamma, per papà, per fratello e sorella, per i nonni, quando ci stanno in casa. Vi auguro che quel Natale vieni sarà un po' diverso da tutti. Natale di gioia, Natale di gioia grande che il Signore può donare. Noi cerchiamo tante volte, possiamo stare davanti al panettone, una grande tavola, ma invece stomaco si riempie e poi sapete come vanno. Ma invece il cuore, quando riempito di quelle grazie che il Signore dà, rimane per sempre. Vi auguro
che così trascorrete questo tempo di Natale, che ormai dopo domani, domani a notte già ricorderemo la sua nascita. Grazie a tutti voi e vi benedico nel nome del Padre, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buon Natale, buone feste. Grazie. Adesso la parola va al padrone di casa, Vincenzo Musumeci. Buongiorno a tutti, noi come società Mazzara 2000 Calcio abbiamo appoggiato l'iniziativa Natale per Tutti con l'amico Francesco Foggia, con tanto piacere. In più vicino. Dobbiamo ringraziare, come ha già anticipato Francesco, un grande ringraziamento a tutti i genitori della scuola calcio e ringraziare pure i propri figli, perché queste iniziative sono importanti e fanno bene anche al prossimo. Saremo sempre a fianco di queste belle iniziative, quindi Francesco, noi saremo sempre a fianco a te, quando c'è da fare qualcosa saremo al primo posto. Quindi ringrazio a tutti i presenti, le associazioni, e buon Natale a tutti e buon anno nuovo. Grazie e buona giornata a tutti. La parola al presidente dell'associazione dei Mentoniti, Valerio Pellicane. Buongiorno a tutti, molto felice di essere qui oggi, questa bella giornata, anche la giornata è stata dei nostri oggi, con tutti questi giorni di oggi. Oggi abbiamo portato il sole. E ringrazio Francesco Foggi, che è ormai il sesto anno che ci ha coinvolto noi, che ogni anno questa festa, un Natale per tutti, diventa sempre più inclusiva, sempre più bella, sempre più ricca di emozioni. Ogni anno mi mancano le parole, perché ogni anno è sempre un'emozione in più, sempre diversa. Ringrazio voi della SD Mazzara 2000 per averci ospitato. Che più bella inclusione di questa non si poteva avere, esatto. Anzi, spero che poter fare qualche piccolo progetto in più. Rilancio questa palla per poter magari coinvolgere anche una squadra di ragazzi. Che ne so. Volta la no. Buon Natale a tutti e che sia un Natale per tutti. Grazie. Io con l'occasione ringrazio Mirella Foggia, Alessandra Lamia, Sentino Giacalone, Alessandra Iello, Gaetano La Barbera, Peppe Falsitta, tutta gente che si è messa a disposizione, i volontari delle mascotte. Tutto ciò nell'interesse comunque veramente di una fattiva collaborazione. Quando si parla di comunità, questa è la dimostrazione che noi siamo una grande e meravigliosa comunità. Adesso Valeri chiama le associazioni che devo... Volevo ringraziare il supermercato Conad, Giaconia, con la giocattolia Toys ci ha fatto avere i regali per darla ai nostri ragazzi. Ogni anno ce le fa sempre avere ed è giusto e doveroso ringraziarlo, perché insieme a tante attività commerciali che ci hanno donato anche loro con grande cuore i giocattoli da dare ai ragazzi.